Buonasera ai nostri telespettatori, siamo all'avvio della campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre, inizia anche il nostro ciclo di tribune elettorali dedicate alle competizioni in Abruzzo per Camera e Senato nel collegio plurinominale di ambedue i rami del Parlamento, collegio unico con liste definite dai partiti e poi c'è anche l'uninominale. Alle trasmissioni sul proporzionale dedicheremo le nostre tribune dal lunedì al giovedì, il venerdì avremo invece tutti i candidati dell'uninominale alla Camera e al Senato. Questa trasmissione di comunicazione politica riguarda la Camera dei Deputati, abbiamo rappresentanti di tre delle liste in competizione in Abruzzo, ripeto, collegio unico con lista di candidati che troverete già sulla scheda elettorale, quindi non si adoperano in questa competizione elettorale le preferenze. Abbiamo le liste Sinistra Italiana, Europa Verde, Alternativa per l'Italia e la lista Vita. Saluto e ringrazio le tre partecipanti, sono tre donne, questo è un dato molto importante relativo alla parità di genere che questa legge in qualche modo riesce a realizzare attraverso l'alternanza di uomini e donne nelle liste, ma ci sono anche le scelte appunto dei partiti che hanno deciso di inviare nei nostri studi appunto candidate piuttosto che candidati, di questo sono molto contento. Saluto e ringrazio dunque Rael Seyum, Sinistra Italiana Europa Verde, noi diamo la buonasera ai nostri telespettatori, buonasera anche se registriamo in orario antimeridiano. Maria Pia Pastore, Alternativa per l'Italia, buonasera, buonasera ai nostri telespettatori anche da parte sua. E poi abbiamo collegata dall'estero perché insomma, si trova in una situazione di non possibile presenza in studio, la capolista della lista Vita, Anna Rita Iannetti. Un saluto anche a lei. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie, grazie. Allora, per la situazione. Bene, allora iniziamo subito, la formula è quella tradizionale delle tribune elettorali, io farò la stessa domanda a tutte e tre le candidate, loro risponderanno poi nelle domande successive, ogni due domande invertirò l'ordine di risposta, insomma per non avvantaggiare nessuno, e hanno due minuti e mezzo per rispondere, sentiranno un cicalino rispetto al quale poi dovranno completare il ragionamento che stavano facendo. La prima domanda, Rael Seyum, Sinistra Italiana Europa Verde, lista alla Camera, peraltro riammessa proprio in extremis dopo qualche piccola vicissitudine burocratica, lei si candida in queste elezioni, la prima domanda è di tipo personale, come la scelta, come nasce la scelta di candidarsi alle politiche? Lei è stata anche responsabile ed è responsabile dei giovani eritrei in Europa, una candidatura anche simbolica, quella che la lista Sinistra Italiana Verdi ha voluto in qualche modo definire con la sua presenza. Rael. Grazie. Allora, buonasera a tutti di nuovo, sono molto lieta di questo invito questa sera qui a Rete 8. E perché ho scelto di candidarmi? Intanto mi presento, sono di origine eritrea, vivo a Spoltore, sono arrivata in Italia all'età di 9 anni e oggi sono responsabile dell'ARCI di Pescara dove lavoro come referente amministrativa, come responsabile amministrativa. Sono candidata come indipendente, quindi come rappresentante della società civile e ringrazio Verdi e Sinistra Italiana per questa possibilità, anche per questa fiducia. E ho scelto ed accettato questa candidatura anche in seguito, diciamo, alla lettura del loro programma, un programma che rappresenta tutte le battaglie che io ho sostenuto nella mia vita, perché essendo una cittadina di origine eritrea mi sono trovata spesso ad affrontare molte questioni io in prima persona, per cui sono convinta che questo impegno che porterò in Parlamento potrà essere a servizio della società o di tutte quelle persone che hanno vissuto il mio stesso percorso. Grazie. Maria Pia Pastore, Alternativa per l'Italia, anche per lei personalmente, ecco, quanto ha inciso in termini di motivazioni la proposta politica di questo partito che ha come leader nazionale Adinolfi?
Ma io mi sono proposta in questo partito perché per tanti anni ho avuto piena sfiducia di tutti quelli che ci hanno governato fino adesso. Mi ero anche un pochino tirata indietro da tutto quello che poteva essere la politica, visto che i risultati sono sempre gli stessi. Per quanto mi riguarda, ho agito nel sociale per tanto tempo e ho alle spalle un lavoro decennale come volontaria in pronto soccorso, quindi di storie ne ho sentite tantissime e molte le ho vissute sulle mie spalle, quindi continuo a battermi per quello che la minorità inascoltata, insomma, la gente che veramente ha bisogno di essere supportata in qualche modo, e spero che questo partito, anzi io credo, perché credo in Adinolfi, ha tutta la mia fiducia, lo conosco da anni, lo seguo da anni, so che il popolo della famiglia è sempre stato è un voler proteggere la famiglia, portarla avanti, e non ha altri obiettivi se non questo. Quindi questo mi ha spinta poi a rientrare in questa maniera. Grazie. Candidata capolista della lista Vita alla Camera, Anna Rita Iannetti, lista Vita che è una delle novità di questa campagna elettorale, essendo un soggetto politico, ma su questo sarà sicuramente più precisa la dottoressa Iannetti, che è nato insomma, dall'esperienza degli ultimi anni della deputata Cuneal del Movimento 5 Stelle. È così? Non No, no, non è così. è così. No, non è così, nel senso che la mia attività politica risale all'opposizione della legge Lorenzin, quindi all'obbligo vaccinale per i bambini, e quindi risale al 2017. Le mie prime esperienze politiche sono state all'interno di 3V, è un partito, Vaccini Vogliamo Verità, dove io mi sono impegnata in altre campagne elettorali di amministrative, sia in Emilia-Romagna che come candidata alla presidenza della regione Marche nel 2020, e quindi io vengo da quel partito. Questo partito si è in questo momento fuso con altre associazioni e altre realtà di cui appunto è nata, da cui è nata Vita, e Sara Cugnal è diciamo la nostra caposquadra. Ma all'interno della politica ho già un'esperienza e riguarda in maniera particolare quella che noi chiamiamo la dittatura sanitaria, che non nasce in questo momento, nasce dal passato, nasce dall'imposizione delle vaccinazioni ai bambini, nasce da un'offerta che il nostro governo ha fatto al Gavi nel 2014 con appunto la Lorenzin e Renzi, in cui ci siamo offerti come stabulario a livello planetario, quindi se esiste una sperimentazione vaccinale, il popolo italiano ha firmato dei contratti internazionali e il popolo italiano è il primo a sperimentare queste pratiche. Chiaramente quando è capitato il Covid, io ero un medico ASL, adesso sono in pensione, ero nel Dipartimento di Prevenzione, quindi ho visto immediatamente cosa stava capitando e sono stati dei momenti molto particolari. Inizialmente non si riusciva a capire l'infezione, come funzionava, eccetera, ma vi assicuro che già dopo un mese, quindi già a fine marzo, inizio aprile, c'era la netta situazione, chiarissima situazione di diktat dall'alto che impedivano la cura e che invece andava a perseguitare il sano. E Bene, io quindi per ora mi fermerei qui però perché insomma, il tempo, i primi 2 minuti e mezzo sono esauriti, poi andremo ovviamente anche a domande specifiche su questi temi, quando lei riterrà opportuno completare il ragionamento. Andiamo sulla seconda domanda che è relativa alle ambizioni delle forze politiche e delle liste che rappresentate alle prossime elezioni politiche. Vale a dire, per
quale motivo chiedete il voto ai cittadini abruzzesi, agli elettori abruzzesi in questo caso? Ecco, Sinistra Italiana Europa Verde, Rael Seyoum, è una lista che è stata riammessa all'ultimo momento, però è una lista presente su tutto il territorio nazionale ed è una lista che non ha una, ha un'alleanza elettorale con la coalizione del centro-sinistra e col Partito Democratico. Ecco, quali sono le possibilità concrete che si possa eleggere, magari anche in Abruzzo, qualche parlamentare di Sinistra Italiana Europa Verde, anche alla luce dei sondaggi che stiamo vedendo in questi giorni? È un voto utile quello al vostro soggetto elettorale? Allora, intanto io non amo, diciamo, la parola voto utile, perché ogni cittadino ha il diritto di votare chi meglio crede in coscienza. Credo che sia necessario avere in Parlamento una forza politica che si occupa dei più deboli, che si è sempre occupata delle fragilità e dei diritti, affinché i diritti siano universali e per tutte e per tutti. Per cui, come dicevo prima, ho sposato questo progetto elettorale, questo programma dei Verdi e Sinistra Italiana. Intanto, come diceva lei, è vero che siamo all'interno di una coalizione, ma è una coalizione tecnica, quindi abbiamo la possibilità di portare avanti il nostro programma. È un programma fitto, un programma pieno di contenuti. Se avete modo di leggerlo, vi invito a farlo, perché non è un elenco di problematiche che ci sono oggi in Italia, ma è, diciamo, un voler trovare anche le soluzioni ai problemi che ci sono oggi in Italia e che affliggono in qualche modo tutte e tutti. Io, come dicevo prima, sono di origine eritrea, sono arrivata qui in Italia quando ero bambina e ho vissuto i problemi legati alla negazione del diritto di cittadinanza sulla mia pelle, perché ho potuto avere la cittadinanza quando ho compiuto 18 anni e conosco quindi quali sono le sofferenze e i dolori di chi si trova ad affrontare una condizione di svantaggio. Sono cresciuta nella periferia, ho vissuto per molti anni a Pescara prima di trasferirmi a Spoltore e conosco le difficoltà che i ragazzi devono affrontare nella periferia, perché le ho vissute sulla mia pelle. Conosco e so quanto impegno ci vuole per riuscire a trovarsi uno spazio nella società, perché ho dovuto lavorare in maniera molto dura, impegnarmi. Ho sicuramente avuto la spinta della mia famiglia, che mi ha sempre supportato, ma non sempre ci sono state le istituzioni a favorire una pari opportunità. Sono anche una donna, sono madre e quindi conosco le difficoltà di conciliare la vita lavorativa con quella familiare. Lavoro nell'ARCI, che per me è stato uno spazio di libertà, perché ho potuto sperimentare le mie competenze, crescere e raggiungere anche dei ruoli apicali e anche importanti. E ho potuto, grazie al mio lavoro in ARCI, strutturare dei turni, perché mi occupavo anche della turnazione del personale, dei turni che favorissero anche la possibilità alle madri di stare con i propri figli. Bene, grazie Rael Seyoum. Ricordiamo che Sinistra Italiana Europa Verde, per il motivo che appunto ricordava di un apparentamento tecnico in coalizione, sarà sufficiente l'1% per poter entrare in Parlamento. Invece chi corre da solo contro questa quota di sbarramento del 3% è Mario Dinolfi, che però vuole entrare in questo nuovo Parlamento che verrà eletto il 25 settembre. Ecco, con quali ambizioni e quali aspettative? Perché il voto a Alternativa per l'Italia, Maria Pia Pastore, potrà portare in Parlamento una novità? Beh, innanzitutto perché le novità che ci hanno proposto gli altri partiti sono andate tutte quante deluse, e quindi voglio dire che gli altri hanno sempre detto per anni e mai hanno attuato. Il fatto di essere in minoranza e quindi passare ad essere quasi senza voce è quello che invece dobbiamo sostenere, perché le famiglie in primis vanno sostenute. Quindi noi, come prima regola, abbiamo il sostegno diretto alla natalità, quindi il reddito di maternità per contrastare il contrasto delle strutture, quindi welfare, sanità, istruzione, previdenza e quant'altro. E per quanto mi riguarda personalmente, ripeto, io ho avuto un'esperienza decennale nella sanità, quindi stando in pronto soccorso per 10 anni
ho toccato con mano quello che è la sanità in particolare, quindi è totalmente distrutta e forse pochi sanno che il nostro ex primario ha fatto tante denunce, tante, dicendo che il collasso pescarese è dovuto al fatto che sono state chiuse tutte le strutture, gli ospedali sono stati chiusi e la gente nei paesi limitrofi si è riversata su Pescara. Quindi Pescara ha avuto un'utenza di oltre 100.000 persone che non poteva supportare e tuttora sta crollando perché non ci sono medici, non ci sono letti, non c'è nulla. Io personalmente, per portarla sul personale, sono stata 3 giorni in un pronto soccorso senza che mi si facesse niente e ho visto e raccolto delle storie e filmato anche che hanno dell'assurdo, per cui io credo che tutto il male che abbiamo avuto da inizio Covid ad adesso si riunisca un po' a quello che ha detto la prima signora in diretta, in Zoom. È quello che non c'è stata la cura delle persone, quindi le persone sono state ammassate, lasciate andare a loro stesse, non curate e di conseguenza abbiamo avuto tutte le morti, i decessi e tutto quello che ne è venuto. Questa cosa non deve succedere perché la famiglia deve essere supportata. Bene, siamo sul cicalino anche per lei. La stessa domanda anche a Annalita Iannetti. Qual è l'obiettivo di questo nuovo soggetto politico nella difficile rincorsa alla barriera del Rosatellum del 3%? Ecco, come cambierebbe il Parlamento italiano con questa voce nuova in più, secondo lei? Tutte le persone che non sono potute andare a trovare il proprio genitore all'RSA, tutte le persone che per fare un'analisi o per accedere all'ospedale si sono viste diciamo rifiutate se non avevano il Green Pass, se non avevano un tampone, se non avevano una serie di pastoie messe su dal governo, dai governi passati in ambito di prevenzione, che non è stata prevenzione di niente, visto anche i morti che abbiamo in Italia, quelli che vorrebbero che i propri figli ritornassero a scuola e avessero una socialità libera, che non portassero le mascherine, che potessero scambiarsi i quaderni, le penne, gli abbracci. Tutte le persone che hanno patito in questi 2 anni, 2 anni e mezzo, le restrizioni immotivate che il governo ha posto per arginare un'infezione che non andava assolutamente trattata in questa maniera, ecco, tutte queste persone, secondo me, il 25 di settembre dovranno ricordare che se non saremo noi della opposizione ai protocolli ministeriali Covid, si ricomincerà da capo con tutte le restrizioni che abbiamo avuto in precedenza. Quindi noi pensiamo di essere utili a tutta la popolazione per ritornare a uno stato di libertà e a uno stato di democrazia reale. Bene, la ringrazio. Adesso andiamo su uno dei temi specifici. Ecco, io dicevo inizialmente sono particolarmente contento anche insomma per le opportunità che si aprono in questa legge elettorale, che è tanto discussa per tanti versi, ma che comunque offre la parità di genere all'interno delle liste come opportunità e anche come spazio di accessibilità politica per le donne, che sono sempre meno nei ruoli dirigenziali del Paese e anche nel Parlamento, invece insomma, si riesce a correggere questa parità di genere. Ecco, che cosa prevede per le donne la vostra piattaforma politica? Qualcosa è stato già accennato, io vorrei una risposta specifica sul tema in particolare della vita, dei tempi di vita, di lavoro e di famiglia per le donne elettrici alle quali vi rivolgete. In questo giro di risposte la prima a intervenire sarà Maria Pia Pastore di Alternativa per l'Italia. Beh, per quanto riguarda il nostro programma abbiamo il sostegno diretto alla natalità con reddito di maternità.
Quindi bisogna contrastare il collasso delle strutture, del welfare, la sanità, l'istruzione, la previdenza, l'assistenza, e incentivare i tassi di fertilità. E quindi penso che assolutamente un aiuto alle famiglie, alle mamme in primis, perché la natalità qui è ormai andata a decadere. Nessuno più fa bambini perché nessuno più può mantenerli, e quindi non, assolutamente questa cosa si deve risolvere. Quindi è necessario che questo reddito di maternità venga dato alle mamme, alle famiglie, perché i propri figli, anche i ragazzi, riescano a mantenersi decentemente finché non compiano la maggiore età e possano mantenersi negli studi. Quindi assolutamente la famiglia deve essere sostenuta da questo punto di vista. Bene, la ringrazio. Anna Rita Iannetti, Lista Vita, il vostro programma per le politiche femminili. Noi siamo convinti che la genitorialità e soprattutto il ruolo materno sia essenziale nello sviluppo armonico di un bambino, di una creatura appena nata e anche nei primi anni di vita. E quindi noi sosteniamo che chi ha un bambino deve essere avvantaggiata a livello lavorativo, quindi la possibilità di avere il bambino vicino anche durante l'orario di lavoro. Non siamo contrari all'asilo diciamo statale, in cui il bambino viene allontanato dal proprio genitore, dalla propria madre in maniera particolare, perché pensiamo che questo sia una interferenza molto potente nella crescita del bambino. La crescita armonica del bambino è una relazione psicofisica con la madre, e quindi la tutela della maternità è un punto fondamentale di vita. Si chiama Vita questo partito perché vogliamo essere in grado di rispettare ciò che madre natura ha posto essere essenziale per la salute del vivente, di tutti i viventi, e in maniera particolare dell'essere umano. Quindi la proposta è quella di sostenere la maternità quando questa già è compiuta. Quindi per quanto riguarda diciamo la natalità è un problema altro, ma nel momento in cui un nucleo familiare ha un bambino da accudire, deve essere il nucleo familiare direttamente a doversi occupare di questo. Siamo in contrapposizione con la proposta del PT di fare asili nidi obbligatori, quindi questo è qualcosa che ci fa molto repulsione addirittura. La maternità è sacra e lo sviluppo del bambino è legato alla relazione col proprio genitore. Grazie Rael Seyoum, in relazione alle cose che ha sentito, ma soprattutto rispetto anche al tema più in generale dei diritti ancora negati alle donne in questo paese. Certo, è sicuramente diciamo uno degli obiettivi del nostro programma elettorale quello di tutelare maggiormente le donne. L'ho detto anche diciamo, nella mia apertura, sono una donna e quindi capisco le problematiche legate alla conciliazione del lavoro con la famiglia, perché sono sempre stata una donna lavoratrice. Ma diciamo, questa posso ritenerla una fortuna, perché molte donne non hanno neanche la possibilità di poter lavorare. Si è parlato tanto della pandemia. Durante la pandemia sono maggiormente le donne quelle colpite e quelle che hanno perso il lavoro perché si sono dovute occupare dei figli, perché pesa ancora sulle madri occuparsi dei figli, e quindi hanno dovuto abbandonare il loro lavoro per occuparsi e curare la propria famiglia. Il lavoro di cura non è riconosciuto oggi in Italia, non viene rispettato e non viene riconosciuto come un lavoro vero e proprio. Bisogna fare degli interventi straordinari per poter facilitare l'occupazione femminile, che ancora diciamo, non è alla pari nemmeno a livello salariale con l'occupazione maschile.
Quindi bisogna intervenire su tutti questi ambiti per poter permettere una reale parità della donna, sia a livello lavorativo che a livello di partecipazione politica. Sia una fortuna che ci sono, insomma, le liste che prevedono la presenza di una donna e di un uomo, e quindi in qualche modo hanno ampliato questa partecipazione, ma sono convinta che c'è ancora molto da fare su questo ambito. Grazie, adesso veniamo a un tema che sicuramente questo vi dividerà un po' di più, perché insomma partiamo proprio da Alternativa per l'Italia, perché Mario Dinolfi su questo è stato molto esplicito rispetto al discorso sulla legge 194, che è uno dei punti fondamentali del programma, un tema che è entrato anche in campagna elettorale con le polemiche relative alla Regione Marche, dove si è notato che era impossibile in qualche modo applicarla concretamente. Ecco, ma voi arrivati in Parlamento, Maria Pia Pastore, chiederete un superamento della legge sull'aborto? Ma sicuramente, sicuramente. E non esiste che l'aborto, per quanto riguarda noi, che alla famiglia ci teniamo, è una cosa assolutamente da... è inconcepibile soltanto a pensarlo. Io vorrei ricordare che è una cosa che nel profondo sud l'aborto viene praticato ancora come anticoncezionale, ci sono donne addirittura che vanno ad abortire ogni mese come se niente fosse, quindi voglio dire che questa è una diavoleria che dovrebbe venire eliminata a monte. E poi perché abortire? Uno abortisce se non ha le possibilità materiali per mantenere un bambino e se non ha un lavoro, se non ha un qualcosa, perché non credo che esista una qualunque famiglia o una qualunque mamma che vada ad abortire potendo permettersi di crescere tranquillamente il proprio figlio, quindi è una cosa che è inconcepibile anche perché siamo cristiani, siamo cattolici e questo lo difendiamo alla grande, quindi per quanto ci riguarda l'aborto è un omicidio e questo non va assolutamente portato avanti, quindi non esiste proprio neanche parlarne e l'Italia deve mantenersi al di fuori di questo. Su questo tema qual è, insomma, il punto di vista della lista Vita, Anna-Rita Iannetti? Allora, io sono un medico, sono stata un medico di prevenzione per 40 anni e ho trattato come educazione alla salute esattamente i temi della sessualità e dell'affettività. Quello che mi sento di dire è che l'aborto non è stato inventato dalla legge, quindi l'aborto come legge è un atto dovuto per tutte quelle persone che hanno necessità individuali, perché poi le situazioni psicofisiche delle persone sono molto delicate, non possono essere riferite a una tabella. Però nonostante la difesa che ho strenuamente nei confronti della legge che deve rimanere, dico che l'aborto non è un anticoncezionale, quindi ritornare a una educazione anche di tipo affettivo e di tipo valoriale ci deve essere, perché per lungo tempo c'è stato uno scivolamento e quindi una scarsa cura di una prevenzione della gravidanza, quindi di tecniche che prevengono rimanere incinte l'abuso, se così si può dire, da parte di giovani scriteriati nei confronti dell'aborto. Però qui mi va da dire che la legge anche sui consultori familiari è stata non adeguatamente applicata, cioè io feci una tesi di laurea sui consultori. Inizialmente i consultori dovevano essere esattamente questo, cioè un supporto di tipo anche culturale alla popolazione, e mi pare che non abbiano svolto questo compito. Per cui nel tempo l'aborto è diventato, anche se poi andiamo a vedere le statistiche, c'è stata una diminuzione degli aborti a livello nazionale.
ma sicuramente mi va di rimarcare che l'aborto non è un metodo contraccettivo da paragonare ad altri tipi di provvedimenti. Quindi va spostato la prevenzione dello stato di gravidanza con dei metodi anticoncezionali idonei e va lasciata alla legge, perché la legge tutela chi ne ha necessità, per cui non possiamo ritornare nel Medioevo dove abbiamo le mammane che praticano gli aborti, perché l'aborto c'è sempre stato e non è certamente la legge che lo ha istituito. Grazie, grazie Anna Rita Iannetti, io penso che insomma su questo abbia molto da dire anche Rael Seyoum. Sì, sicuramente sono d'accordo sul fatto che ci vuole prevenzione e informazione e che l'aborto non può essere praticato come anticoncezionale, questo lo posso sottolineare, però mi preme diciamo, ricordare che è una legge che è stata raggiunta dopo una grande battaglia e che non si può tornare indietro su questa legge, perché molte donne invece hanno bisogno di essere tutelate, il corpo delle donne appartiene alle donne e le donne possono prendere le decisioni sui loro corpi, non possono essere gli altri a decidere sui nostri corpi, per cui ritengo che la legge debba, insomma, non debba essere toccata, come è successo invece in altri paesi, perché porterebbe anche a rischi di altro genere, di cui parlava anche la collega prima. Si è sempre praticato l'aborto con il rischio per la vita delle donne, perché veniva praticato in condizioni non diciamo, tutelate, non in ospedali, e quindi non si può diciamo, tornare a una situazione di questo genere. Sicuramente bisogna lavorare sulla prevenzione, bisogna formare le donne, dove c'è ignoranza bisogna portare la conoscenza e bisogna insomma far capire che ci sono altri metodi per evitare di rimanere incinta e di rischiare di arrivare diciamo a compiere un atto che è doloroso soprattutto per la donna che lo compie, perché non è una passeggiata, è sicuramente un aspetto che nella vita delle donne porta a una trasformazione a livello emotivo, a livello diciamo in generale, quindi sì la prevenzione, ma non si può toccare la legge. Grazie, adesso andiamo a un altro tema che poi è uno dei temi più attuali in questa campagna elettorale, in cui è giusto capire quali sono le posizioni diverse delle forze politiche, noi sentiamo sempre quelle principali, adesso abbiamo opportunità di sentire anche liste che magari non hanno voce sui media nazionali. Il tema dell'energia, quello che ci sta preoccupando tutti e sta preoccupando innanzitutto le imprese in questa fase, ma che ci preoccuperà come cittadini, come contribuenti, come utenti a partire dal prossimo inverno, se le cose non cambieranno. Quali provvedimenti a vostro avviso vanno presi e con quale tempistica, con quale urgenza relativamente alla situazione della crisi energetica? La prima a rispondere a questa domanda stavolta è Anna Rita Iannetti della Lista Vita. Allora, io sono in assolutamente contrapposizione con l'intervento economico in Ucraina, sono in contrapposizione con le sanzioni fatte alla Russia, sono in contrapposizione con una decisione che serve soltanto a impoverire la nostra nazione e a rendere veramente difficoltoso i mesi e anche gli anni a seguire. Non sono d'accordo che ci sia, nonostante diciamo, i rubinetti del gas si siano abbastanza ridotti, se non chiusi, da parte della Russia, non penso che ad oggi ci sia un problema emergenziale energetico. Il problema emergenziale energetico è un fatto speculativo. Per cui già a livello anche internazionale esiste un movimento della finanza speculativa che sta cercando di ridurci esattamente come hanno ridotto la Grecia, quindi impoveriti e massacrati, e questo è opera dei governi, del governo Draghi in maniera particolare, delle decisioni prese dal governo Draghi e dal governo anche Conte, quindi io sono per spazzare via dalle istituzioni tutti i partiti dell'arco costituzionale che hanno sostenuto queste narrazioni e stanno portando questa nostra nazione nel baratro.
non penso che sia un dato reale, è un dato creato dalla politica sbagliata del governo italiano, del governo Draghi in maniera particolare. Rael Seyoum. Sicuramente la nostra alleanza è Sinistra Italiana e Verdi, quindi all'interno del nostro programma ci sono diversi punti che trattano appunto questo argomento. E la crisi climatica, la crisi ambientale è sotto i nostri occhi, lo vediamo quotidianamente con i climi che cambiano, con il riscaldamento terrestre. Vediamo insomma che andiamo incontro a una situazione di non ritorno. C'è bisogno di un cambiamento, secondo noi, e questo cambiamento può avvenire attraverso le energie rinnovabili, l'efficientamento energetico, il risparmio, l'abbassamento dell'inquinamento e dello smog. È possibile, ci vuole la volontà politica, ma si può fare. Io qualche giorno fa vedevo la mia bolletta del gas elettrico sull'app che ho sul cellulare e ho avuto la fortuna di acquistare una casa con il solare termico e mi è arrivata negli ultimi 3 mesi, mi sono arrivate delle bollette veramente basse, proprio perché le rinnovabili possono cambiare lo stato delle cose e dobbiamo lavorare in questa direzione, almeno entro il 2030 riuscire a coprire il 50% del fabbisogno energetico attraverso i fotovoltaici, attraverso il solare termico. E sicuramente un passo importante da fare, e anche questo è riportato nel nostro programma, è quello di intervenire sul trasporto pubblico, perché da una parte fa parte di quello che è il miglioramento della condizione della vita, perché si inquina molto meno, si riesce a raggiungere i luoghi di lavoro in minor tempo, si muovono molti meno mezzi per la città e d'altro canto riusciamo in qualche modo a favorire e a dare la possibilità a quelle persone che magari non possono permettersi un'auto di arrivare nei luoghi di lavoro attraverso i mezzi di trasporto. Quindi questo secondo noi è prioritario. Grazie. Maria Pia Pastore, su questo tema dell'energia. Beh, per quanto riguarda l'energia si stanno facendo tutti questi calcoli sul fotovoltaico e quant'altro, ma sono tutte cose che andranno risolte a lungo termine e noi abbiamo bisogno che le cose si risolvano invece adesso, e adesso che c'è bisogno di agire e fare un qualcosa. Quindi aspettare il nucleare e tante altre proposte che fanno, che chissà quando e se ci saranno, insomma, mi sembra più un'utopia, perché in Italia si è sempre detto, ma poi non si è mai fatto nulla. E oltretutto il fotovoltaico costa tantissimo, non tutti possono permetterselo, quindi di che parliamo? Lasciamo fuori una parte di persone che non possono neanche mettere un piatto in tavola, figuriamoci se possono poi mettersi un fotovoltaico. Quindi la ritrovo come bellissime risorse, bellissime parole, ma i fatti, a noi i fatti ci servono e servono adesso, quindi non so come poter portare avanti una politica che comunque va a lungo termine. Ripeto, se ce li regalassero i fotovoltaici li metteremmo tutti quanti molto volentieri, ma non è così assolutamente. Infatti tutti i bonus che hanno creato proprio per questo tipo di risparmio, tra virgolette, perché tanti dicono che anche il fotovoltaico sia un bluff, quindi ci sarebbe da approfondire la cosa. Però assolutamente sì, queste cose vanno fatte, ma noi non possiamo arrivare a questo inverno col gas tagliato. Oltretutto la politica che avrei auspicato che avessero fatto il ministro degli esteri non è quella di andare in giro a cercare tanti posticini dove trovare chi ci dà il gas e a che prezzo, cioè avere tutte queste piccole cose che devi prendere mo da una parte e mo da un'altra, ma mi domando, non sarebbe stato più semplice andare da Putin e dirgli te lo pago in rubli, ce l'aveva chiesto in rubli e non ci sarebbe stato nessun problema. Oltretutto Putin non è che è venuto e ci ha detto vi stacco il gas e chi si è visto si è visto, è stato spinto dalle sanzioni, è stato spinto da tante
chiaramente bugie da tante cose, per cui a furia di provocazioni poi alla fine un po' alla volta, perché se avesse voluto ce lo staccava da subito e ce lo toglieva, non è stato fatto, quindi quello che doveva fare la nostra politica, andare da Putin e contattare per il prezzo del gas e non andare in giro a cercare altrove quello che chissà se, quando e come ce lo daranno e a che prezzo. Grazie Maria Pia Pastore. Questa domanda si trascina inevitabilmente anche un'altra, perché in fondo è anche un tema che vi può contraddistinguere e distinguere nelle opzioni culturali, ideologiche, nella competizione elettorale, che è quella del rapporto tra l'Italia e l'Europa. Questo soggetto dell'Europa, che non viene vissuto dai cittadini come identitario, l'identità nazionale dall'altra, e soprattutto c'è questo tema del PNRR, che è l'occasione più rilevante che arriva in questa dialettica appunto tra le istituzioni europee e lo Stato italiano. Ecco, dopo il governo Draghi, che fine faranno i progetti del PNRR? Si va ad uno scenario di ripensamento dei rapporti dell'Italia con l'Europa? Come inquadrereste voi, governando il Paese, questa partita? Lo chiedo anche qui, nello stesso ordine di risposta, per prima ad Anna Rita Iannetti. Allora, noi siamo assolutamente contro questa modalità di sovvenzione dello Stato, perché è una moneta a debito. Noi dobbiamo ridare quei soldi con gli interessi, e quindi veramente è la strada della Grecia che si apre, e ripeto, la finanza speculativa internazionale è già in movimento in questo senso. Noi siamo per la creazione di una moneta locale a credito, e quindi siamo dell'avviso che le risorse interne dell'Italia e anche i risparmi degli italiani, la quantità di oro che noi abbiamo nei nostri depositi, sia in grado di mantenere l'Italia assolutamente in buona salute economica. Quindi siamo contro i trattati europei che ci assoggettano a politiche che sono poi in fin dei conti quella negazione sia della democrazia, perché il fatto che a livello economico dipendiamo da altri crea la possibilità che il governante imponga dei comportamenti, e imponga dei comportamenti a tutto tondo, quindi non soltanto a livello sanitario, ma anche per quanto riguarda, ecco, per esempio, Macron e anche Draghi che escono fuori, che nell'immediato dobbiamo essere nella povertà, nel risparmio energetico. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto che dobbiamo essere nel risparmio energetico? Ripeto, nel momento in cui si riattivano le strutture che portavano il gas dalla Russia all'Italia, e tutta la narrazione, e tutta la, non è più la narrazione, è una situazione oggettiva di guerra imminente, è stata provocata dal fatto che noi abbiamo sposato l'atlantismo, abbiamo sposato la NATO, ma la NATO non democraticamente rappresentata, ma con l'egemonia dell'Unione degli USA, quindi dell'America, che detta la legge dei comportamenti delle nazioni. Noi siamo per l'uscita fuori da tutte le pastoie che rendono impossibile una vera e compiuta democrazia. Noi siamo italiani e dobbiamo essere in grado di definire la storia del nostro territorio noi, democraticamente italiani, senza avere l'imprinting da parte di nessun'altra nazione, di nessun altro trattato internazionale. Grazie. E invece la vostra visione dell'Europa da parte della lista sinistra italiana, Europa Verde, Rael Seyoum. Sì, allora, per quanto riguarda l'Europa, anche qui crediamo che intanto l'Unione faccia forza,
quindi far parte di un'unione che possa, diciamo, rappresentare le varie problematiche delle singole nazioni può essere interessante nel momento in cui lo si faccia in maniera solidale. Chiediamo anche, diciamo, per quanto riguarda l'energia, uno sforzo all'Europa affinché non ci sia una dispersione dell'energia nei vari paesi, ma ci sia uno scambio solidale tra i vari stati. Per quanto riguarda le risorse del PNRR, secondo me devono essere messe a frutto, proprio perché sono risorse che dovranno essere ridate indietro, dovranno essere messe a frutto per sostenere delle azioni che possano cambiare realmente la vita dei cittadini. Lo dicevo prima, bisogna investire sul trasporto e lo si può fare utilizzando una parte dei fondi che sono all'interno dei fondi del PNRR. E lo stesso si può fare per quanto riguarda le energie rinnovabili. Certo, non si può lasciare la spesa alle singole famiglie, le famiglie vanno supportate, vanno aiutate attraverso degli incentivi. Se diciamo un'operazione può essere utile per la collettività, lo Stato deve metterci la sua parte e deve poter supportare le famiglie ad effettuare quelle spese che poi a lungo termine ovviamente daranno i loro frutti, ma se mai si inizia, mai si potrà poi invertire la rotta. Maria Pia Pastore, il vostro partito ha nel nome Alternativa per l'Italia, quindi è la dimensione nazionale che a suo avviso deve diventare prevalente rispetto alla visione europea? Ma sicuramente, sicuramente. Cioè, comunque volevo ritornare un attimo al discorso che faceva lei del PNRR. Il problema non è il PNRR o i soldi di Conte che ha ottenuto, il problema è la gestione, cioè chi gestisce, quanti risorse, quanti miliardi abbiamo avuto che sono andati dispersi e non utilizzati addirittura, quindi persi. Quindi se gestiamo qualunque cosa ci diano, viene gestita in una maniera sprecata. Infatti l'Italia è ridotta, altro che Grecia, io penso che siamo lì, non è che ci voglia tanto da capire, ci siamo a un passo. Se viene gestita come è stata gestita in tanti anni, a che ci serve sto PNRR e i soldi che ha ottenuto Conte? Oltretutto sono soldi che arriveranno, stiamo parlando sempre di cose che dovranno venire dopo. Adesso bisogna agire, adesso la gente sta chiudendo le porte, stanno chiudendo migliaia di commercianti, non è possibile, quindi quello che io vorrei che si capisse, che le chiacchiere se le porta il vento, tutto quello che volete, ma bisogna agire subito, abbiamo fatto spesso troppe parole, e del resto nelle elezioni è così, ma i fatti restano quelli. Dove sono finiti tutti i soldi che ci sono stati dati, se per la sanità e per tante altre cose che non sono stati utilizzati addirittura? Quindi la gestione non è tanto il PNRR o quanto ci possano dare, quindi poi al di là di questo insomma è da vedere. Io un punto interrogativo lo metterei anche sulle regioni, perché in effetti poi dopo diciamo che tanto è dovuto a come ci hanno pilotato e è ridotto in questa maniera, quindi vorrei capire, vorrei che qualcuno mi desse una risposta. Tutti i soldi che abbiamo avuto, dove sono finiti? Grazie. Ora andiamo ad inquadrare lo scenario che riguarderà il Paese nel prossimo autunno. Abbiamo parlato della crisi energetica, abbiamo parlato dei problemi che già vivono le aziende, che potrebbero avere già da ora ripercussioni sul fronte occupazionale. Ecco, dal punto di vista del lavoro, dei salari, anche della tenuta sociale del Paese, a vostro avviso quali sono le ricette immediate che il nuovo Parlamento sarà chiamato a dare? Iniziamo questo giro di risposte da Rael Seium, Sinistra Italiana Europa Verde. Sicuramente il lavoro, diciamo, deve essere anche l'argomento non conclusivo ma quello prioritario, perché si è parlato prima dell'occupazione femminile ma anche dell'occupazione in generale. Oggi in Italia ci sono troppi contratti che sono diciamo i più svariati
contratti a chiamata, insomma tutti i nomi che esistono, per definirli in maniere diverse, ma nella sostanza poi non c'è, diciamo, la possibilità per i lavoratori di poter guadagnare e mantenere la propria famiglia, di avere dignità nel lavoro. All'interno del programma si parla di salario minimo garantito, di portarlo a 10 euro, ma al di là, diciamo, del salario minimo garantito, purtroppo in Italia esistono ancora troppi posti di lavoro che vengono offerti, contratti di lavoro a tempo pieno nella realtà, ma che poi si va a lavorare, diciamo, pagati come se si lavorasse a part time, lavori che non vengono, diciamo, cioè lavoratori che vengono sfruttati. Si è parlato in questi ultimi giorni, il dibattito televisivo è stato sempre sul reddito di cittadinanza. Dare o non dare il reddito di cittadinanza, cosa ne sarà dopo le elezioni? Diciamo, le intenzioni sono due: o quello di modificarlo completamente, quello di abolirlo, piuttosto che quello di migliorarlo apponendo appunto alcune modifiche. Sicuramente è una questione molto complessa, ma sono dell'idea che avere il reddito di cittadinanza in Italia ha portato l'Italia a parificarsi in qualche modo con quello che succede anche nel resto d'Europa, perché fa parte dell'Europa. E in seconda battuta, spesso si fa riferimento al fatto che tantissimi giovani non vogliono lavorare negli alberghi o nelle strutture ricettive perché preferiscono prendere il reddito di cittadinanza. E secondo me questo spesso viene detto da chi non ha mai lavorato un giorno in vita sua all'interno di attività ricreative, piuttosto che di alberghi, ristoranti, perché c'è uno sfruttamento dei giovani che ad un certo punto porta ad optare per una scelta di questo genere, quindi va riformato il lavoro strutturalmente. Grazie. Maria Pia Pastore. Per quanto riguarda la nostra linea di condotta, chiediamo un sostegno ai giovani per il diritto al lavoro stabile, quindi alla casa, e per le coppie sposate under 40, attenzione particolare agli anziani e ai disabili, con innalzamento immediato a 1000 euro delle pensioni minime. Però voglio tornare ai giovani, posso parlare sempre di mio, io ho una figlia che è dovuta espatriare, è andata all'estero, qui all'estero non ha avuto problemi a costruirsi un'impresa, quindi non gli hanno creato assolutamente difficoltà, le ha chiesto un prestito, gliel'hanno dato e adesso porta avanti una ditta che è abbastanza ingrandita e fatta bene, cosa che qui in Italia non sarebbe mai potuta succedere per la burocrazia, per tante cose e per il lavoro che non c'è. Vero quello che ha detto la collega a fianco, che c'è uno sfruttamento assurdo. Anche mia figlia ha provato quando era ragazzetta a trovare lavoro presso un locale, un ristorante, e gli hanno detto: no, ma sai, c'è bisogno, che devi avere una qualifica. Lei usciva dall'alberghiero, per cui hanno chiesto un'ulteriore qualifica perché ci voleva non so che, è andata a farsi questo corso, ha fatto la qualifica, si è ripresentata. No, ma ci vuole, finché alla fine si era capito che non avevano nessuna intenzione, perché io avevo detto: devi lavorare, va bene, però devi avere anche il giusto. Invece lì no, lì le hanno dato quattro soldi, un 400 euro è sfruttata dalla mattina fino alla notte, questo accade a tutti quanti, e quindi sta ragazzina, però sul documento, sul contratto c'era scritto che lei prendeva una cifra regolare, non era vero, quindi la maggior parte dei ragazzi vengono assunti con contratti fattizi. Quindi risulta che prendono il loro bello stipendio, che fanno le loro ore, non è così. In tutta Italia i ragazzi vengono sfruttati, pagati in una maniera schifosa, proprio da vergogna, e non potranno mai farsi una famiglia con quello che prendono, non esiste. Quindi non condivido il fatto che i ragazzi non vanno per il reddito di cittadinanza. Le mie figlie, come altre persone, si sono rimboccate le maniche, volevano lavorare, qui non hanno trovato possibilità, sono espatriate, così hanno fatto tutti i ragazzi.
Chiedo anche ad Anna Rita Iannetti, Lista Vita, che autunno si profila per il Paese dal punto di vista occupazionale, sociale, dei redditi, dell'inflazione? Scusatemi, ma non sento più niente. Devo ripetere la domanda? Eccomi qui. Allora, le chiedo che autunno si profila per il Paese sui temi occupazionali ed economici, per il problema dell'inflazione, per i redditi delle famiglie, dei posti di lavoro a rischio, anche legati alla situazione energetica? Veramente mi sembra di stare in una favola. Noi abbiamo un problema da rimuovere immediatamente, che sono le regole Covid. Noi abbiamo lavoratori a casa senza stipendio che stanno ancora combattendo nei tribunali per aver riconosciuto il loro diritto ad avere uno stipendio. Noi abbiamo una situazione nazionale disastrata da governi che hanno preso dei provvedimenti nei confronti di chi era in disaccordo con la narrazione ufficiale, che è stata la negazione del diritto al lavoro, del diritto alla vita, perché non c'era un problema di ordine sanitario, in quanto la vaccinazione non interrompeva il contagio. Quindi noi abbiamo da ripristinare una legalità, abbiamo da ripristinare delle regole di convivenza civile, e senza di questo tutti i programmi dei grandi partiti, mi viene in mente il PD che vuole dare una mensilità in più, ma a chi, dopo che hai tolto le mensilità per mesi e mesi a persone perfettamente in ordine dal punto di vista psicofisico idoneo alla propria mansione? Cioè, di che cosa stiamo parlando? Non possiamo fare nessuna previsione di miglioramento della condizione se non ritorniamo a una condizione di legalità in cui purtroppo manchiamo da tanto tempo. Quindi la prima cosa per noi è ritornare nella possibilità di vivere le nostre libertà individuali, la nostra capacità di autodeterminazione, la nostra possibilità di vita secondo le leggi della natura in primo luogo e della Costituzione in secondo luogo. Da lì si sviluppa tutto quello che è il miglioramento della situazione, ma noi dobbiamo fare un ripristino di situazione che manca. Quindi la nostra presenza è esattamente questo: è vietare a tutte le forze di governo che andranno a governare questo paese di ricominciare da capo con la negazione di tutti. Da lì poi partiranno altri discorsi, ma senza questo iniziale discorso non c'è da prospettarsi niente, è fumo, perché se non tolgono le regole Covid, se non viene spazzato totalmente questo insano proposito, noi non andiamo da nessuna parte. Grazie Iannetti, adesso andiamo all'ultima domanda, che sostanzialmente è una domanda appello. Ritorno sul tema del voto utile. Questa campagna elettorale sui media viene ormai sempre più, ma che si va verso il 25 di settembre, viene caratterizzata da questa situazione di confronto tra le due principali coalizioni, con il terzo polo. E soprattutto, insomma, in questo scontro tra Letta e la sua coalizione e Meloni e la sua coalizione, sono i due più probabili candidati alla presidenza del Consiglio. I sondaggi danno in vantaggio il centrodestra, come sappiamo. Ecco, perché nell'ambito di questa contrapposizione il voto alla vostra lista può essere utile per dare un indirizzo opposto oppure di sostegno, come nel caso del sostegno tecnico che arriva dalla lista Sinistra Italiana Europa Verde alla coalizione guidata dal Partito Democratico? Lo chiedo a Rael Sayoun per prima, nel voler fare un appello al voto, agli elettori di questa area politica e anche a tutti gli altri cittadini che possono votare. Sì.
Sicuramente sì, la scelta diciamo anche strategica di essere nella coalizione del centro-sinistra è proprio quello di fare diciamo un'unione comune contro una prospettiva che non ci piace, cioè quella che la destra insomma possa governare in maniera così totale su tutto il paese. Perché? Perché ci rendiamo conto che vogliamo portare avanti la difesa dei più deboli e pensiamo di poterlo fare solo noi in questo contesto, e siamo sicuri insomma che il voto alla nostra lista, in questo caso la utilizzo anch'io la parola utile, sarà utile a darci la possibilità di dire la nostra su quelle leggi che magari non ci piaceranno e cercare di portare avanti almeno una parte degli impegni che abbiamo preso sul nostro programma. E questo voto insomma ci darà la possibilità di essere partecipi alla vita politica. Io diciamo sono candidata per l'Abruzzo e quindi sono abruzzese, mi piacerebbe portare anche diciamo le istanze degli abruzzesi in Parlamento e quindi faccio questo appello al voto affinché venga votata questa lista. Sicuramente non ci sono le preferenze, quindi non verrò votata io nello specifico, ma un'alleanza che sicuramente cercherà di portare avanti tutto quello che è scritto nel programma senza voler fare delle promesse diciamo vane, e ci metterà quantomeno tutto l'impegno possibile affinché le istanze dei cittadini, le istanze delle donne, le istanze delle persone che vivono nella periferia, le istanze delle persone che non hanno dignità nel lavoro possano essere portate lì nei luoghi dove le decisioni vengono prese. Grazie. Grazie a Raella Sei. Un ultimo intervento per Maria Pia Pastore, Alternativa per l'Italia, alla quale appunto chiedo la scelta di campo di non essere né con la coalizione di Letta né con quella di Giorgia Meloni. Beh, ma di che parliamo? Abbiamo avuto per anni Letta, Giorgia Meloni e tutto il seguito che ci distingue da decenni, e dove ci siamo trovati, che stiamo a un passo dalla Grecia. Cioè, voglio dire, rivotare questi soggetti che adesso ripropongono le stesse cose che ripropongono un po' tutti, ma la credibilità è venuta meno senz'altro. Io credo che il nostro partito sia l'unico che ha mantenuto sempre gli obiettivi in difesa della famiglia, che è la prima cosa da portare avanti, quindi non escluse le nostre tradizioni cristiane, quindi bisogna difenderle a spada tratta, perché abbiamo visto la fine che hanno fatto negli altri stati. Tante leggi come il gender per esempio hanno creato tanti bambini, perché è entrato nelle scuole lì, hanno creato tanti bambini che sono andati in psicoterapia, che prendono dei calmanti abbastanza pesanti, quindi noi questo non lo vogliamo. La nostra famiglia deve essere sana, quindi eliminiamo tutte le cose che non siano naturali. Noi lotteremo per la famiglia deve essere sostenuta economicamente in primis, perché se viene a mancare quello non è, la famiglia si sfalda. E quindi chiaramente dobbiamo avere assolutamente parola. E siamo stati inascoltati perché, come da tutte le parti, siamo in minoranza, siamo pochini, e quindi la nostra voce viene spesso occultata e tagliata ovunque. Ma quello che Adinolfi ha sempre detto e ha sempre fatto, e lo si vede in tutte le sue manifestazioni dove ci sono migliaia di famiglie con tanti e tanti bambini e c'è una gioia proprio che si tocca con mano, ecco, quella deve rimanere, quella è l'Italia, la nostra Italia, ed è quella che va difesa a spada tratta, e questo lo fa soltanto Adinolfi. Gli altri sì, hanno già governato, ci hanno già detto, ci hanno già promesso, e siamo in mutande, fate un po' voi. Annalita Iannetti, nel salutarci, l'ultimo intervento da parte sua relativa alla scelta di campo né con Meloni né con Letta, ma allora a questo punto perché è un voto utile quello alla lista Vita? Il voto è utile perché noi siamo l'argine, siamo quelli che possono contrastare la politica che è trasversale, destra-sinistra non ha assolutamente differenza, nei confronti della vendita delle libertà personali.
delle libertà naturali. Non c'è stato in nessuna parte d'Italia governata dalla destra, quindi la Meloni, una differenziazione rispetto ai provvedimenti presi a livello centrale o a livello di una regione limitrofa governata dai partiti opposti. Quindi noi abbiamo idea che far entrare vita all'interno delle istituzioni sia arginare il potere infinito che hanno esercitato nella coercizione di un popolo intero, nell'ammalamento di un popolo intero, nella bugia che un popolo intero ha dovuto sopportare nei confronti di qualsiasi evenienza, non soltanto di quella sanitaria. Immaginate che le mascherine non servono a niente per proteggere dal virus e continuano ancora ad essere indossate e a essere pretese in alcune situazioni. E questo si sa, cioè questa roba la sanno i politici, eppure nessuno si è preso pietà dei bambini a scuola con le mascherine 8 ore, nessuno si è preso pietà del fatto che esiste un'infanzia che è regredita e addirittura si è ammalata. Ci sono i suicidi dei bambini che derivano da quello che è stato imposto a livello di regole Covid. Noi siamo del parere che queste istituzioni devono essere ripulite dei partiti dell'arco costituzionale e noi siamo la differenza. Ognuno di noi ha storie di battaglie, di competenze da spendere a favore della socialità, a favore della popolazione, e questo noi proponiamo. Votateci per fare in modo che le cose non continuino su questa strada. Io la ringrazio, così come ringrazio le altre candidate che hanno partecipato a questa nostra prima tribuna elettorale. Ricordo ancora che Rete8 avrà un palinsesto molto ricco, praticamente ogni sera dal lunedì al venerdì vi proporremo i confronti tra le varie forze politiche in competizione sia sul proporzionale che sull'uninominale in Abruzzo. Questa sera abbiamo iniziato con 3 liste che concorrono alle proporzionali, al voto con il sistema proporzionale nel collegio unico abruzzese, che erano Sinistra Italiana, Europa Verde, Alternativa per l'Italia e la lista Vita. Domani ci fermeremo, sempre alla stessa ora, giovedì avremo la prima tribuna del Senato, sempre sul proporzionale, poi tutti i venerdì vi proporremo i confronti tra i candidati negli uninominali, che sono 3 collegi alla Camera e uno unico regionale per il Senato, insomma cercando di dare nel rispetto della par condicio la informazione necessaria per potersi orientare verso il voto del prossimo 25 di settembre. Grazie a tutti voi per averci seguiti e vi auguro la più cordiale buonanotte.